seconda, la sentiremo più lunga. Yes. Giorgio, quindi lo faccio a nome suo, di ringraziare l'illuminato visionario anche editore Zecchini, che ebbe il coraggio all'epoca di insomma disporre di una ingente cifra in termini editoriali per lanciarsi in questo progetto, fidandosi della parola di Giorgio, della sua serietà e del progetto che poi si crea intorno, e nel corso dei decenni non ha smentito mai il suo attaccamento e il suo credere a questo progetto. E l'armadio di Boris, che è l'armadio di Boris? A quest'ora qua, dopo pranzo, ci stava bene il letto di Boris, dove lui andava a farsi regolarmente la pisa. Grazie sempre a Giorgio, dove me l'hai spostato? Qua. Adesso però le altre io vado di seguito, giusto? Perfetto. Giorgio ci ha ritrovato una foto dell'armadio perché non ce l'aveva nessuno. Ci abbiamo messo le mani fino al 2002 Boris ci metteva le mani,
Poi dal 2002-2003, nel corso di quell'estate, ci mettemmo le mani ripetutamente, Giorgio, Edo, io tantissimo, perché a me fu assegnato il compito di fare il catalogo di un autore vivente. Insomma, i musicologi lo sanno, lo potete immaginare tutti, è pesante, è rischioso, anche se c'ha i suoi lati positivi. Hai l'autore lì che ti dice cosa inserire in catalogo delle opere giovanili, cosa escludere, fondamentale, perché c'è tutto il periodo degli anni, fine anni 30, quando era poco più che un bambino, e anni 40, di cui lui escluse quasi tutto dal catalogo, ma qualcosa salvò, e vi mostrerò qualcosa. Questo era nella conformazione pre-catalogo. Dopo, i due primi scaffali furono riempiti integralmente dalle sue musiche in ordine rigorosamente cronologico, furono acquistati classificatori IKEA e quant'altro, però era già tutto perfettamente in ordine, e soprattutto era tutto in ordine nella testa di Boris. Io, come gli altri, quando ci avvicinammo a lui, avevo la sensazione che fosse il compositore ritrovato, che dall'88 aveva ripreso a scrivere, perché in 20 anni si era occupato invece solo di didattica balle, lo possiamo dire. E quindi soprattutto qua, tutti lo conoscete, quindi è del tutto pleonastico questo nostro intervento, ma in funzione di mia, la nipotina di Boris, in funzione di eventuali, mi auguro, studenti che stiano connessi con noi, a cui tanto potrebbe dare questa lezione, e quello che cerchiamo di fare io è, da una parte, raccontargli un po' cosa c'era in questo armadio, dall'altro lui, soprattutto Edo, dirvi cosa faceva Boris nella scrivania a lato di questo armadio, perché dentro l'armadio c'era la musica dal 38 in avanti, ma poi in fieri c'era quello che lui intanto andava componendo, perché nel 2003 ancora scritte, quando anche è uscito il libro, ancora continuato a scrivere per 5 anni, che gli dicevo: Boris, basta, se no sto catalogo come lo chiudevo. Allora, cosa c'era? La cosa impressionante è che questa quantità, che qua sembra poca, ma insomma chi mette mano alla penna e alla carta da musica sa che due scaffali, diciamo poco meno di 2 metri lineari di musica, sono tanta roba. Non è Bach, ma è tanta roba. E la cosa straordinaria è la proporzione, ossia di questi, facciamo 2 metri lineari, 20 centimetri appartenevano agli anni 38-88 e rimanente 1,80 m agli ultimi 20 anni. Cioè, c'era qualcosa che non andava, anche perché gli anni della fama, gli anni della grande carriera, quando Boris era uno dei grandi della Neue Musik europea e italiana, avrebbero dovuto corrispondere a tanta roba, e il resto, quando poi lo fai per puro piacere, a poco, e invece era totalmente scombinata la faccenda. E come tutti, io ci mesi diversi anni a comprendere. Allora, quello che provo a fare in pochissimo, senza rubare tempo, ma tanto sono la moglie, poi ce la arrangiamo noi stasera, senza rubare troppo tempo a lui, provo a dire, soprattutto appunto agli studenti, a chi non lo conosce, che cosa c'è qua dentro. Una piccola parte che lui mi fece salvare appartiene all'epoca... Perché non si vede? Perché mi tocca spostarla? Cosa hanno fatto? Ade? I tecnici. Io devo andare avanti con l'immagine, ma se clicco qui non me ce l'ha. Questa qui mi ha detto te la sposto. Non sta andando avanti? La fermo lì. È una cartella. Bisogna cliccare sull'immagine che deve essere. Però io ho cliccato. Comunque questo qui davanti ovviamente Boris. Questo. Lascia cliccare con la freccetta. Con la freccetta, sì. Con la freccetta. No, però adesso troppo, ma non la vedo io, non importa. Alla mia cara mammina, la mia prima composizione, 1938, cioè aveva 11 anni. E questa sonatina. Sonata, anzi, lo chiamò. Poi dopo da grande si accorse che forse era poco più che una sonatina, piccola e con pochi movimenti. La scrisse nel 38, quando di formazione musicale aveva solo alle spalle un po' di anni di pianoforte, né più né meno. Ma aveva appunto i modelli, li aveva già acquisiti, e come dice lui, il mio modello qual era? Io suonavo le sonatine di Clementi, quindi il modello erano le 6 misere sonatine di Clementi. La scrisse, e questa cosa qua me la fece mettere a catalogo.
ecco. Sì, questa sì. La calligrafia è rimasta la stessa a 90 anni, non è cambiata per una virgola, poi la vedremo. Sia quella musicale che quella verbale. E questo ovviamente appartiene a quella che possiamo, no? da storici, individuare come la prima fase di Boris Porena, che si conclude quando? Si conclude una ventina d'anni dopo, per cui c'è tutto un percorso di Boris che già da piccolo vuole fare il compositore e non il pianista, e che quindi procede nei suoi studi regolari, alternandoli anche agli studi umanistici, eccetera, e la fisica, eccetera, e fino ad arrivare ad approdare qua dentro, nella classe di Petrassi, con altri insegnanti prima, ma insomma, finalmente riesce a diventare un compositore. 20 anni di attività in cui sono salvate circa una quindicina, ventina di opere che lui definiva, le definiva aperte di quelle, francamente neoclasseggianti, neoclassicheggianti. Certo, perché il suo maestro di quell'area era, gli faceva conoscere Fresco Pallo, questo e quell'altro, lui era già un bachiano fortissimo, e quindi scrive senza conoscere quello che sta accadendo nel resto d'Europa. Negli anni, quindi, 53, quando si diploma, a Darmstadt sono già cominciati i corsi e si sono già incontrati in Boulez, in Stockhausen, in Berio, in Maderna, e Nono arriverà un po' dopo, infatti lui aggancia Nono. Quindi lui va avanti e scrive con piacere, sottolineo questo aspetto perché questa prima fase che possiamo almeno intendere di 20 anni, da 38, prima composizione ufficiale riconosciuta da Boris, fino al 57, quando va per la prima volta a Darmstadt, è un ventennio di opere che lui riconosce come sue in un periodo di grande piacere in cui poco a poco si fa e diventa il compositore che comincia ad ottenere anche qualche riconoscimento. Comincia anche a dargli dei riconoscimenti professionali, fa pianista accompagnatore all'Accademia e comincia a fare dei corsi. Morale però, si sente, non piace al pubblico, c'è quest'opera, questa è del Gottrun di Bayader, questa lui la riconosce come ultima opera 1957 del periodo neoclassico, diciamo così. Come vedete, rispetto al 38 è cambiato un po' tutto, no? Grande orchestra, voci, coro, questa è una parte verso la fine dell'opera. Questa lui la definiva con la sua solita leggerezza. Sì, avrebbe successo perché tutto sommato era graziosa. Ecco, lui non ha mai parlato di sé in maniera pomposa, cosa che avrebbe potuto fare. Veniva eseguita, era stata pubblicata su Vini Zerboni, quindi aveva avuto successo, ma lo disse più volte, venivo accettato dal pubblico, ma mi sentivo escluso da quella che era l'avanguardia, non accettato l'avanguardia, perché se ne sente fuori. Allora cosa fa? Ci entra dentro e va a Darmstadt. E lì comincia il periodo che lui definisce l'inferno. Perché? Perché ad Darmstadt conosce, viene stimolato da tante nuove correnti, viene stimolato tantissimo da Nono per la sua stessa intenzione comunicativa della musica, viene anche attratto molto vistosamente da Cage, di cui ha mantenuto sempre un ricordo molto divertente, ma senza abbracciare nessun movimento di questi. Lui non abbracciò mai né la serialità integrale né l'area compositiva di Cage in maniera ortodossa, niente di tutto questo. E quindi che cosa accade rispetto al ventennio precedente? Che semplicemente aumentò la fatica di scrivere, perché a questo punto si sentiva escluso dal di dentro, non più dal di fuori, perché lì dentro quel mondo c'era e lui si sentiva escluso dai Boulez, perché, come l'ha definita più volte, era una prigione Darmstadt, o eri di quella partita oppure non eri nessuno, né più né meno. E quindi cominciano i 10 anni di inferno, come li ha definiti più volte, che hanno consistito in realtà nel periodo di suo massimo successo. Quindi compositore, eseguito, pubblicato, tutte le sue opere rigorosamente sono pubblicate, ma sono una manciata. Io mi sono presa la prima, non importa, era solo per vedere l'orario, non si preoccupi. Era per stare, grazie. No, ma perché gli devo lasciare il posto a lui.
Fra il 58 e il 68 scrisse 12-14 pezzi. Okay. Lui disse da qualche parte una cosa terribilmente terribile. Ha inaugurato Darmstadt. 10 anni di inferno difficilissimi, anche se mi hanno fruttato quel po' di notorietà. E ancora, disse una volta, 3 anni di corso, 10 anni di inferno. Tentavo una sorta di fusione fra il mio ideale di comunicazione della musica e le esigenze di carattere strutturale, che erano il diktat di Darmstadt. Ero prigioniero, mi sentivo costretto, no, mi diceva bene, ricordo che passavo intere mattine davanti al pianoforte, come accennava Paolo stamattina, e alla scrivania, in totale inerzia, non potevo fare niente. Mi sentivo costretto a tal punto da ricorrere ad un sistema per scrivere, ma come tutti i sistemi hanno le gambe corte, a meno che non sia il sistema tonale, naturalmente. Però me ne rendevo conto e rimanevo turbato. Poi dice, fu sempre peggio, fino al 67-68, l'ultimo pezzo della musica per il quartetto d'archi, che anche lì ho ritrovato delle documentazioni registrate, dove dice musica per il quartetto d'archi, sì, ebbe successo, piacque, ma solo perché non avevano sentito musica per archi 1 e musica per archi 2, perché era lo stesso pezzo. Cioè, in qualche modo, lui si trovò avvolto dentro una stessa spirale che lo stava schiacciando, rendendosene conto, e sempre con la sua solita leggerezza e superiorità disse, io di fatto per 10 anni ho scritto lo stesso pezzo. Che pezzi scriveva? Beh, certo, cercava anche un po' di adeguarsi a quelli che erano i linguaggi dell'epoca. Questo musica numero 3, Neuni, che nel catalogo compare come solo Neuni, e qui apro parentesi per chi di fatto a questo catalogo mette mano spesso, i titoli diversi da quelli che sono presenti nei manoscritti non li ho modificati io a mia discrezione, ma fu volta a volta Boris che mi disse no, musica numero 3, Neuni, si chiama Neuni, e quindi io mi misi Neuni, e così andrebbe chiamato, diciamo, avendoci l'autore di Venti, per fidarsi, no, della sua ultima volontà. E quindi dato sceglie naturalmente organici più coerenti con quello che era il gusto dell'epoca, con una lingua che aveva un flauto dedicato a chi? A Cazzelloni, a cui Berio aveva già dedicato la sua sequenza per flauto, e quindi c'è tutto un seguire quelle che sono la scuola dominante. La stessa scrittura la vedete qua di Neuni, scrittura informale, notazione proporzionale, qua mi rivolgo di nuovo ai musicisti studenti, quindi alla maniera della sequenza prima di Berio, notazione proporzionale, quindi tanto spazio, tanta durata, frullati, tecniche estese nello strumento, tutte le cose che componevano il linguaggio contemporaneo. Ma siccome in lui c'era questa necessità forte di comunicare, scrivere 4 righe, qui sono le prime 2, gli costava mesi di fatica, perché doveva mettere insieme le esigenze sue proprie, a cui non ha mai rinunciato, con quelle del mondo dell'avanguardia da cui lui voleva essere accettato. E in qualche maniera, quando non ne può più, manda tutti a salutare, arrivederci, grazie. E cosa scrive nel 68? Nel 68 fa l'unica trascrizione della sua vita. E trascrive cosa? Il preambolo di Carnaval di Schumann. Straordinario. Autore tedesco, da lui molto amato, mai tanto quanto Schubert, ma trascrive. Quindi fa la prima operazione di pulizia. E da questo periodo, nei libri, nelle voci enciclopediche, c'è questo buco di 20 anni. Dice, dal 68 per 20 anni il maestro non scrive più. Non è vero, il maestro scopre che può scrivere, e io lo chiamo il periodo della liberazione progressiva, questo ventennio, può scrivere con un'altra funzione che non sia quella concertistica dell'esecuzione e del riconoscimento accademico, no? Che è quello che va a fare, e comincia quindi un po' per gioco, un po' per caso, a scrivere piccole composizioni per la piccola Eva al pianoforte, per violoncello, è lì che comincia a scrivere per Paola. Fino ad allora Paola non l'aveva manco considerata come sua esecutrice, sua musa. Paola per Boris è stata in quei 20 anni la Katy Berbeyan di Berio, né più né meno, perché era un laboratorio vivente al suo fianco, e lui chiedeva a lei, fammi un po' vedere che se può fare sul violoncello, e lei, la qualunque Paola.
quindi tu sei stata la Candy Bergberger, però il tutto non con la finalità di andare a bussare ai filarmonici, a Zubini Zerboni, no, un fatto privato. E per 20 anni fa questo lavoro in maniera sempre più intensiva, collocandolo a questo punto parallelamente all'attività didattica di cui si è parlato stamattina, ma erano una con l'altra, siamo già arrivati. Sono già 20 minuti. Ah, allora ho già finito. Questo qua, niente, cosa scrive? Scrive da qualunque, quando riprende, dall'88 quando riprende la sua caratteristica, è quella di non essere più né neoclassico né d'avanguardia né niente, scrive quello che vuole. Come dice lui, io non butto via niente, se mi viene uno stimolo dall'Africa, dall'Indonesia, da quel che è, io scrivo e applico poi i miei procedimenti. Ne è prova il fatto che nel 2002 va a fare la revisione di quella sonatina là da cui ha cominciato, perché ci sta dentro anche quello. E da qua, da quello che fa dall'88 fino a che non muore sostanzialmente, per riempire quell'armadio che abbiamo visto, adesso passo la parola, scusa non era accorta, a Edo, grazie. Va benissimo. Io ti faccio clic-clock. Fai clic-clock. No, io sono ultra breve. Allora, io mi sono concentrato su una cosa in realtà apparentemente molto, molto banale, ma a me quello che colpisce, che ha colpito anche quando ho conosciuto Boris, della sua attività di compositore, è il fatto che per lui la composizione fosse diventata una pratica di disciplina quotidiana. Disciplina quotidiana voleva dire mettersi lì e scrivere, al contrario di quello che raccontava Paola appena di Patrizia, di un periodo in cui appunto c'era il pianoforte con la pagina bianca. Dall'87-88 in avanti non c'è più questo problema. Lui ha la gioia di scrivere e tutte le mattine, o quasi tutte, non so, su 365 giorni, possiamo dire 360, ecco, 5 giorni all'anno magari no, ecco, quello magari glielo... si metteva a scrivere. Io mi sono preso la briga, grazie al lavoro straordinario del già ricordato Fernando, che ha fatto la scansione di tutti i manoscritti di Boris, di contare anno per anno le pagine manoscritte di musica. Allora, questo è il grafico dove si vede il meraviglioso picco nel 97, poi c'è il buco del 2006, ma il 2006 ha deciso che aveva smesso, basta, poi dice no, adesso riprende ancora un po', e infatti è fatto ancora 2 anni. E vi posso dire, lì ci sono i numeri eccetera eccetera, il totale in 21 anni sono la bellezza di, ve lo dico con precisione, 12.097 pagine manoscritte. Ora, sono tante, se volete vi faccio il conto quotidiano è piccolo, cioè poco, dici una pagina virgola 85 al giorno, è tantissimo, anche perché, allora questo vabbè, è il numero lo stesso lavoro fatto dall'87 con i numeri d'opera, semplicemente per dire qua, vado velocissimo, opere, pagine, eccetera, della serie, opere con poche pagine, opere con tantissime pagine, la media è 40 pagine per ogni numero d'opera. Vado ultra veloce. Questo è un esempio della sua calligrafia quando la diciamo quando ha ripreso. Ripreso nel senso appunto parliamo dell'87. Questa è Vita Musik für Streicher, un'opera didattica peraltro. È buffo perché la calligrafia è molto simile a quella del 38. E nel 2008, quindi ultimissime cose, è così. Che è ancora più asciutta. Però, sempre per andare veloci, scrivere tutti i giorni significa sostanzialmente che lui scriveva in bella, cioè lui poteva prendersi qualche appunto qua e là, ma poi la pagina era la pagina che per lui era finita. Come? Con un uso, ad esempio, del bianchetto. Questa è una cosa che mi piace moltissimo, cioè lui scrive la paginata di roba, poi dice no, lì non va tanto bene. Allora, tac, cioè ho ingrandito quello lì, per esempio, una quartina che si vede che non era venuta tanto bene. Allora, bianchetto, la rifacciamo. Pecette. La pecette era un'altra grande opportunità. Questa è del 93, Kindheit. Poi una sinfonia, una roba lunghissima, e dove vedete
i quadri bianchi, diciamo, sono cose che lui incollava sulla, sul, diceva no, anche lì cose diverse. Molto velocemente, vado da c'è. Sempre sulla varietà proprio della scrittura, non è che lui dall'87 in avanti dice no basta, io non scrivo più un formale, non faccio niente, no no, lui ha continuato a scrivere la qualunque, però in maniera appunto libera, prova ne che tutti i giorni lui per suo puro piacere faceva questa cosa. Anche qua un'altra pagina del formale, sempre di questo periodo, un'altra, ah questo è bellissimo perché fa parte dei 17 one page pieces, perché poi lui per scrivere si, come dire, si dava, si costruiva un'idea, dice il progetto qual è? Pezzi da una pagina, e quindi in una pagina il pezzo doveva essere finito. Questo è un esempio di uno dei 17. Ah, questo anche mi piace perché prima avete visto dei formati, o il formato molto grande, 22 righe, 24 righe anzi di Kindite, oppure il classico formato, quello che si compra normalmente, dei 12 righe. Questi sono i quaderni di solito che usano i bambini, quelli lunghi con i 6 righi. E io non so, io ho l'idea che lui con un quaderno così davanti abbia detto: beh, io devo scrivere qualche cosa che stia su questo formato. E quindi quintetto di fiati con voce recitante. Così erano una. Questi, vabbè, sono sempre altri esempi di grafia, ma io voglio andare molto, molto veloce. Ecco, questa è un'altra cosa. Semplicemente questa mi piace perché giustamente uno dice. Mi compro il quaderno, anzi i protocolli a 24 righe, ma questo è un unico sistema. Come c'è scritto, pagina da integrarsi alla precedente, e se non c'è stava, il quaderno era quello, e quindi via. Questo è un unico sistema, spezzato su due pagine. Andiamo avanti. Perché non va più avanti? Mi sa che era finito. Ma no. Ah, le ho finite? Vabbè, no, allora però concludo, siccome così mi piaceva anche a me concludere con parole di Boris, prese da qua, nel senso che erano le lunghe chiacchierate con Giorgio. E a proposito di questo periodo, di come scrive dall'87 in avanti, dice: ero finalmente libero di fare come mi pareva, senza nemmeno curarmi degli aspetti qualitativi, una questione che non mi interessava e non mi interessa più. Siccome scrivo tutti i giorni, non sempre sopraggiunge l'illuminazione, ma io scrivo ugualmente. Più avanti. Fatto un progetto di massima inizio, senza conoscere chiaramente la strada, ho due note, vedo in che relazione stanno, che rapporto ritmico hanno, continuo, così da un inizio casuale viene fuori tutto. Ma soprattutto, siccome non ho preoccupazioni di tipo estetico, paradossalmente non mi interessa che sia musica bella, mi interessa lavorare con soddisfazione. E questo credo che sia un grandissimo insegnamento per qualsiasi studente di composizione. Grazie. Sulle scritture di Boris e sul pensiero ci ha dato altri spunti di riflessione. Vorrei chiamare Simone R. Per la sua relazione, che è sempre inerente al Boris compositore, e ho una lunga nota di diciamo così di benemerenze. Simone è musicista, insegnante, musicologo, appassionato di flauti, posso usare il plurale, credo che si tratti di una famiglia anche in divenire dei tuoi interessi, mi pare di capire, e quindi ci sono tante imprese musicali che può vantare, ma qui tu ci parli, fatemi leggere il titolo, anzi rileggerlo per tutti quanti, Una felice scoperta. Le musiche per flauto dolce di Boris Forena, tra forme antiche e linguaggio moderno. Se ti occorre... Sì, per me è proprio veramente stata una felice scoperta.
la musica di Bonis, perché qualche anno fa ricevetti in regalo da un mio allievo questa raccolta di composizioni che venne pubblicata dalla Suvini Zerboni nel 74, ma le cui composizioni risalivano al 55, appunto di Boris Porena, e il titolo di questa raccolta è Das Blockflötenalbum, un titolo in tedesco, quindi è l'album per flauto dolce. Blockflöten è una parola appunto tedesca che tradotto in italiano è flauto di blocco, perché anticamente i flauti dolci erano costruiti in un unico pezzo di legno, quindi da qua l'idea del Blockflöten. E quando questa partitura mi venne regalata, io non conoscevo l'autore, e però aprì subito molto incuriosito questa musica, e naturalmente mi accorsi subito che si trattava di musica del XX secolo e non magari come generalmente chi come me suona e si dedica alla cosiddetta musica antica o, come si dice adesso, storicamente informata. Mi accorsi immediatamente che si trattava di musica del XX secolo. La cosa mi piacque subito e mi incuriosì molto, perché a me la musica del XX-XXI secolo è sempre piaciuta molto, e quando ne ho occasione cerco sempre di inserirla all'interno di qualche mio programma musicale che devo fare in concerto, e soprattutto la insegno anche nella mia attività di docente di flauto dolce in conservatorio, perché la cosa che magari a volte sfugge è che in realtà il flauto dolce nel XX secolo ha un repertorio amplissimo. Noi siamo magari abituati a pensare appunto allo strumento flauto dolce come in cui il periodo principale è andato, barocco, rinascimento, eccetera. Ecco, in realtà il XX secolo ha visto un rifiorire impressionante di composizioni dedicate a questo strumento in tutti i linguaggi. Quindi si va da un linguaggio di tipo neoclassico invece a un linguaggio assolutamente sperimentale, e si sono, innanzitutto in tutte le forme da camera e orchestrali, quindi si va dal flauto solo piuttosto che al flauto con l'orchestra, flauto con sax, eccetera. Quindi veramente c'è un repertorio enorme, e mi verrebbe proprio da dire che lo stesso flautista dolce può proprio decidere di dedicarsi interamente a questo tipo di repertorio, tanto che esiste proprio una sorta di specializzazione in tanti, in chi vogliono appunto affrontare un repertorio precedente e chi invece vuole proprio dedicarsi alla musica per flauto dolce del XX secolo. E, ecco, quindi diciamo, è sempre stato un tipo di musica che a me personalmente mi ha sempre molto affascinato, e quindi cerco sempre proprio di insegnarla, proprio anche come completamento di un percorso all'interno di un'istituzione. E l'opera, secondo me, di Boris si presta perfettamente in questo tipo di musica, in questo tipo di percorso anche didattico, poi vedremo perché. Mi preme appunto su questa idea del fatto che il flauto dolce sia stato molto usato nel XX-XXI secolo, anche ricordare molto molto brevemente alcuni compositori che hanno scritto per questo tipo di musica e per questo tipo di strumento, e ricordiamo per esempio Hindemith, Britten, Louis Andriessen in tempi molto più recenti, e non ultimo Luciano Berio. Per esempio il flauto dolce è anche stato utilizzato all'interno della musica da film, molto più magari di quanto noi ci potremmo a volte accorgere, e mi ricordo, vi cito soltanto tre titoli tra loro diversissimi. Uno di questi appartiene alla cosiddetta trilogia del dollaro di Sergio Leone. In particolare, se voi basta far partire la sigla iniziale, si sente subito questo flauto dolce che suona. Poi c'è un altro film, invece, che ha sempre le musiche di Ennio Morricone, come quelle della trilogia del dollaro, che è Bianco, Rosso e Verdone, appunto di Verdone, dove c'è proprio una marcetta, si chiama Marcetta Popolare,
dove anche lì viene proprio utilizzato flauto dolce. E poi in tutt'altro tipo di genere, per esempio, ritroviamo l'uso dello strumento anche in scintillista. Ecco. Quindi proprio è stato usato, quindi, come vedete, in generi fra loro diversissimi e in modalità molto diverse. Per cui Leone, per esempio, Morricone nel film con Leone li usa più come effetto, più come rumore, ma lo stesso Morricone nel film di Verdone lo usa più in senso molto più umoristico. Al contrario, John Williams, quando scrive per Schindler's List, lo usa con veramente una dolcezza, una malinconia veramente struggente. E poi uno ha anche scelto un tipo particolare di taglia di flauto dolce, quindi alcuni soprano, alcuni contralto, altri il tenore. Ma il flauto dolce è stato, per esempio, utilizzato anche per la televisione. Chi ha una certa età come la mia, per esempio, forse ricorda che nel 72, con le repliche dell'82, venne dato a puntate sulla Rai Le avventure di Pinocchio, quelle con appunto Manfredi e con la regia di Comencini. E c'è questa musica molto, come dire, molto caratteristica di Fiorenzo Carpi, che credo che adesso, insomma, da qualche anno noi la ritroviamo anche spesso dentro i libri di testo, proprio delle scuole medie, insomma, tanti ragazzini con quel pezzo di plastica, coi buchi, a volte la suonano, no? Sì, esatto, sì, ci provano. Ecco questa qui, no? Sì, esatto. Sì, esattamente quella lì, no? Fa abbastanza parte del nostro immaginario. Ma poi ce n'è un'altra di composizione che anche questa ha veramente, credo, proprio nella nostra memoria, credo che sia molto forte, che apparteneva alla rubrica Almanacco del giorno dopo. Allora, quest'altra tipo di composizione, che è stata scritta da Antonio Riccardi Luciani, anche questa è diventata molto nota e a volte sui libri di testo si trova come attribuita a Guillaume de Machaut, ma in realtà questa chanson balladée non ha nulla a che vedere con quella di Machaut, anche se Luciani quando la scrisse aveva assolutamente l'intenzione di ricreare qualcosa che avesse un sapore medievale rinascimentale. Infatti è inserita proprio all'interno di allora un LP, proprio dal titolo Musiche medievali e rinascimentali, che era questa, no? La musica. Questo appunto era per dire che cosa? Che veramente a volte il suono del flauto dolce è ci appartiene molto di più nel nostro immaginario sonoro, molto di più magari di quello che noi potremmo immaginarci, ed è proprio un po' in tutto questo clima, secondo me, che in qualche modo vede proprio la luce l'opera di Boris. Erano gli anni 50 quando lui la scrive, ma sono anche anni estremamente forti, perché sono gli anni in cui operano alcuni tra i più importanti virtuosi dello strumento, quali sono stati per esempio Franz Brüggen, Hans Martin Linde, David Mao, piuttosto che René Clemenceau, cioè, i quali hanno avuto lo straordinario merito di rendere lo strumento di portare lo strumento fuori dai confini, se vogliamo, più specialistici, proprio a livello più popolare. Tanto che quando in Italia, con parecchi anni di ritardo rispetto al Nord Europa, è iniziato appunto tutto questo interessamento verso la cosiddetta musica storicamente informata, appunto, in realtà questi interpreti già stavano lavorando da
da moltissimi anni, e il flauto dolce era diventato un po' lo strumento bandiera di questo nuovo rinascimento musicale, in cui proprio la musica antica cercava di trovare sempre più spazio. Quindi insomma, il flauto dolce è sempre stato utilizzato già più o meno agli inizi del XX secolo, abbiamo visto con Britten, ha avuto questo uso e continua ad avere all'interno del cinema un uso molto, molto forte, nella televisione continua ad essere usata, e abbiamo avuto questi interpreti che hanno proprio reso questo strumento anche così popolare. Ed è un po' questo, secondo me, il clima nel quale anche probabilmente Boris si interessa allo strumento e dedicherà queste composizioni. Il primo dato, secondo me, curioso è il fatto che dà alla raccolta un titolo tedesco. Forse perché appunto negli anni 50 c'era un po' l'idea che lo strumento fosse soprattutto utilizzato nel mondo del nord Europa, tant'è vero che per esempio tra i flautisti che io vi ho citato prima, che hanno reso questo strumento così popolare, tre erano appunto di ala germanica e uno anglofono. Quindi probabilmente c'era anche un po' forse questa idea di collocare anche forse temporalmente, geograficamente, anche lo strumento. E poi troviamo all'interno del titolo anche la parola album. Allora, album ha naturalmente, possiamo anche tradurre questa parola con il termine raccolta. E subito la parola album in qualche modo è come se ci richiamasse un po' alla mente anche un'idea un po', se vogliamo, didattica, la raccolta di composizioni per la didattica, per pianoforte, eccetera. E in effetti le composizioni di Boris per flauto dolce in alcuni casi possono avere una valenza tanto didattica quanto assolutamente invece musicale tout court. E questo per esempio è il caso di uno dei pezzi che suoneremo più tardi, che si chiama Vicinium. Allora, Vicinium è una tipica forma musicale che ritroviamo già nel Medioevo e che invece ne ritroviamo una fioritura straordinaria nel XV e XVI secolo e in alcuni casi anche oltre. E si tratta di musica nata inizialmente con un intento didattico. Si tratta di musica polifonica a due voci, perché il concetto era: se tu riesci a suonare polifonicamente a due voci, poi il repertorio che devi affrontare nella tua prassi quotidiana di musicista medievale o rinascimentale è soprattutto polifonica, quindi ti formi con questi duo che hanno questa caratteristica. E quindi ritroviamo per esempio nel brano Vicinium proprio questo contrappunto molto serrato che richiama chiaramente questa idea anche rinascimentale. Nel nostro programma quindi abbiamo accostato questo Vicinium di Boris a due Vicinia che vennero pubblicati a Venezia nella metà del Cinquecento, di due compositori fiamminghi, quindi scritti proprio nel più puro stile fiammingo della metà del Cinquecento. E naturalmente anche questi Vicinia del Cinquecento sono in stile polifonico. La scrittura di Boris è molto interessante in questo Vicinia, perché lui utilizza lo strumento senza effetti, quindi sono proprio note, ma usa lo strumento in maniera molto cromatica, e questo è tipico del linguaggio del XX secolo. Ma sul flauto dolce crea tutta una serie di difficoltà maggiori, perché il flauto dolce è uno strumento che è forato diatonicamente, non cromaticamente. Quindi già semplicemente uscire dalla tonalità d'impianto dello strumento, da un punto di vista delle diteggiature, si complica tantissimo la vita dell'esecutore. Ma questo è il linguaggio del XX secolo e quindi bisogna poter suonare in questo linguaggio. Ci sono stati anche nel passato compositori che hanno scritto opere con flauto dolce ben temperato, con sonate in tutte le tonalità, eccetera. Quindi diciamo non è una rarità, però ecco, poi in realtà non veniva usato sempre in questa maniera così aperta. Quindi ecco, cercheremo appunto, come dice il titolo di questo mio racconto che vi sto facendo, c'è sempre un pochino questo rapporto tra in Boris, tra usare una forma antica e magari confrontarsi con il passato. Quindi dicevo, in questo vicino abbiamo un fortissimo uso cromatico, il brano è interamente contrappuntistico, e il fatto che sia scritto per due flauti dolci uguali, l'effetto che si crea è un'unica melodia che viene costantemente ripetuta, perché la melodia continua a passare fra le due voci
creando nell'ascoltatore un effetto che non si sa chi fa cosa. Quindi tu hai questa idea di un'unica melodia, ma in realtà che non è mai uguale a se stessa. Quindi pur nella sua brevità del pezzo, è un pezzo scritto veramente, talvolta sembra ricordare proprio tutti i cosiddetti artifici fiamminghi, quelli proprio di invertire le parti, eccetera. Insomma, questa visione, perché è rinascimentale e medievale, è molto forte. Un altro brano che guarda all'antico, che ritroviamo dentro questa raccolta, si intitola Arcaico. È un brano molto breve e, contrariamente all'altro brano, non ha praticamente alterazioni, non ha armature di chiave, non ci sono cromatismi, è praticamente una pagina senza alterazioni, ce ne sono giusto due. E però perché è arcaico? Perché la scrittura di Boris fra le due voci, ancora una volta due strumenti uguali, procede generalmente, insomma, prevalentemente, tutto per intervalli di quarte, quinte e ottave, esattamente come avveniva tra il IX e il XII secolo, quando avevamo i primi esempi, ecco, sui trattati dell'epoca di composizioni polifoniche, dove ricordo che la polifonia non nasce scritta, ma la polifonia nasce improvvisata sul cantus firmus, e quindi chi improvvisava doveva introdurre, secondo delle regole contrappuntistiche tipiche dell'epoca, proprio questo tipo di contrappunto basato su quarte, quinte, ottave e con un uso della dissonanza molto, molto libero. È molto interessante anche un'altra cosa in questo brano, dove c'è un costante alternarsi tra la misura in tre quarti e la misura in cinque quarti. Anche questa è una cosa che trovo molto interessante, perché sembrerebbe quasi in Boris il voler fare in modo che la stanghetta di battuta corrisponda al battere reale della battuta. Noi sappiamo che quando noi oggi trascriviamo musica rinascimentale o medievale, e la trascriviamo secondo i nostri criteri, molto spesso le nostre battute non corrispondono minimamente alla correttezza di frase di quel tipo di musica, e quindi in realtà dovremmo scrivere una musica medievale o rinascimentale con spessissimo continui cambi di metro all'interno di queste battute. Ecco, quindi anche in questo caso in Boris io vedo proprio questa idea di voler far sempre corrispondere un pochino questo spostare sempre il senso della battuta e di farlo collimare con principi diversi rispetto all'idea di una metrica regolare come potremmo maggiormente considerarla noi. Gli altri brani che abbiamo introdotto poi nel programma cercano a loro volta di dialogare con questi brani di Boris. Allora, in un caso abbiamo preso un brano di Steps, che era un compositore e un didatta molto noto nella prima metà del XX secolo, il quale all'interno appunto di una sua opera didattica, che si intitola non a caso il cerchio delle 12 delle intere tonalità per due flauti, abbiamo estratto un brano, Langsam, che anch'esso riscontra alcune vicinanze con il brano di Boris, nel senso che è anche lui a due voci appunto, ed è molto contrappuntistico. E anche qui ritroviamo un'idea di antico, nel senso che le due voci sono veramente molto molto indipendenti, l'uso naturalmente della dissonanza è libero, e ci sono due cadenze, una a tre quarti del brano e una alla fine, che finiscono in un caso in una quarta e nell'altro in una quinta vuota, e subito questo suono di queste cadenze così aperte ci ricordano immediatamente queste cadenze appunto medievali o anche rinascimentali, quindi in qualche modo sembrano veramente sempre un po' rifarsi a questo mondo. Basta. Ecco, l'ultimo brano invece di Boris che abbiamo messo è un preludio, che noi l'abbiamo messo per ultimo nel nostro programma, ma che in realtà nel Das Flöten Album è il primo, naturalmente, preludio, apre l'opera. Ed è un brano molto interessante,
perché sembrerebbe in qualche modo ricordare certe composizioni di Bach, per esempio del quaderno di Anna Magdalena o quello delle Intenzioni a due voci, nel senso che sentiamo il primo flauto che reitera un tema ritmicamente e melodicamente molto uguale, e il secondo flauto invece viene utilizzato da una parte quasi con una tecnica del pizzicato, che non è una tecnica prettamente flautistica, e poi ogni tanto invece prende la linea melodica. Ma la cosa secondo me più interessante è, riguarda il fatto che l'impressione da fuori sembra di assistere ad una composizione polifonica, quando in realtà non è assolutamente una composizione polifonica. E quindi è come se Boris interpretasse uno degli aspetti della musica barocca, che è quella dell'illusione. Quindi darti l'illusione di sentire una cosa, ma che in realtà sulla carta tu poi non ritrovi assolutamente. Concludo veramente dicendo che io mi auguro veramente che l'opera di Boris per flauto dolce venga molto più eseguita presso i flautisti, perché personalmente mi sono accorto, facendo anche il mio brevissimo personale censimento tra chi insegna anche conservatorio eccetera, che l'opera di Porena non viene conosciuta. Invece ecco, io credo che la raffinatezza delle sue composizioni e l'arguzia, un certo anche a volte umorismo che c'è dentro, è un rifarsi all'antico ma sempre in maniera critica e a volte secondo me anche con un certo umorismo, siano veramente molto molto utili e molto interessanti. Quindi mi auguro veramente che venga molto più divulgato e apprezzato. Grazie. Sono pieni di curiosità e di interesse per questi affondi in reparti o settori della produzione compositiva di Porena. Invito il maestro Paolo Lucci ad accomodarsi qui accanto a me, ma mi fa piacere, prima di dargli la parola e di ascoltare la sua testimonianza, intervento, vedremo qual è, diciamo, l'attributo più corretto, vi vorrei mostrare quel frammento dall'intervista che abbiamo realizzato a casa di Umberto Padroni maggio 2023, quindi ripeto pochi mesi fa. Umberto Padroni, classe 33, quindi ripeto, abbiamo a che fare con una persona di più di 90 anni. Ricordo, forse non lo sapete tutti, che Umberto, oltre ad aver studiato composizione con Porena, ha poi esercitato a lungo e con grande discernimento, come si dice, il mestiere del critico musicale. Umberto Padroni aveva, diciamo, condivideva, insomma, con Erasmo Valente il mestiere, le collaborazioni con l'Unità, quindi era, diciamo, il critico musicale, ha avuto quindi una sua importante collocazione. Ma qui la sua testimonianza riguarda per l'appunto quella fase di apprendistato con Porena. E poi ho conosciuto amici, mi hanno rivelato il fatto che la Filarmonica Romana aveva concesso alla Sala Casella uno spazio a Boris Porena per avviare un corso di composizione, genericamente di composizione, e io sono stato l'ultimo a essere approdato lì, a essere stato accolto, e mi sono trovato con Rosario Merendino, con José Penalva, un sacerdote brasiliano che poi è tornato Laura Pedischini Lardi, e adesso mi sfuggono alcuni nomi, però io ho fatto un problema con l'altro, lo recuperiamo da un po', questo, ok? Perché purtroppo è un problema dell'audio. Lo snodo era interessante, ve lo poi dopo vediamo se riusciamo a sentirlo, perché Umberto ci... No, no, no. Ho
posso dire due parole, dalla testimonianza che ci ha reso è venuto fuori che l'attività di docente di composizione di Corena parte per iniziativa dell'Accademia Filarmonica Romana, e quindi alcuni dei discepoli del maestro iniziano il loro percorso con Corena all'interno dell'Accademia Filarmonica Romana, un corso assolutamente privato e gestito con grande liberalità. Dopodiché, istituito come da decreto nel 71 il nuovo corso di sperimentale di composizione, Corena ottiene l'incarico all'interno del Conservatorio di Santa Cecilia, lo ricordavo stamane, il direttore Jacopo Napoli lo chiama a questo incarico, e quindi Corena lascia la filarmonica per il Conservatorio, portandosi appresso però almeno alcuni degli allievi che avevano seguito il suo corso a Via Flaminia. E Umberto Padroni, per l'appunto, è stato uno di coloro che si sono poi trasferiti, almeno per un certo tempo, all'interno del Conservatorio. Va bene, perché ci tenevo a parlare di Umberto Padroni e perché ci tenevo a parlare ancora di scuola e di didattica della composizione? Perché il maestro Paolo Lucci è qui in duplice veste, diciamo così. È stato allievo del maestro di Boris Corena all'interno del Conservatorio di Santa Cecilia, insieme a Umberto Padroni, a Guido Zaccagnini, a quella prima covata, l'hai definita tu così. Ma accanto a questo rapporto di discepolanza durato alcuni anni, ce lo racconterà lui, c'è poi il rapporto del musicista e direttore di coro di Voci Bianche con l'attività compositiva di Boris, perché Paolo Lucci, lo sapete, è stato, diciamo così, un baluardo, un monumento, un personaggio di riferimento per l'attività dei cori infantili a Roma, perché per 50 anni, no? Siamo arrivati a quota 50, l'attività del coro di Voci Bianche dell'Arcum è stata, diciamo così, interamente gestita, indirizzata, e insomma grandi elogi vanno spesi dal maestro Lucci, anche penso in qualche modo con riferimenti a quel tratto di esperienze condivise con Corena, una certa apertura di orizzonte che il passaggio, il transito nella classe di Corena ha determinato in Paolo Lucci. I suoi cori, il suo coro, uso il singolare, ma voi sapete che i cori si rigenerano di continuo, quindi bisogna usare un singolare che però è un plurale, la voce corale infantile è stata orientata dal maestro in modo, direi, spiccatamente, no? Diretto alla contemporaneità. Direi che in questo tu hai avuto meriti che nessuno, con i quali nessuno può competere. Non voglio essere eccessiva, ma è così, storia. Oggi parliamo di storia anche. Allora gli do la parola, sono molto contenta di annunciare l'imminente, forse non è scaramantico Paolo, l'imminente uscita dell'autobiografia del maestro, che si racconta e che racconta questi 50 anni di attività del suo coro di Voci Bianche. Quindi gli do la parola con affetto, con stima, e gli chiedo poi di raccontarci che cosa del maestro Corena. Ringrazio la professoressa Tortora, ma non avrei desiderato tutta questo spazio dedicato alla mia attività, qui dobbiamo parlare di Corena, e che per me, essendo passato mezzo secolo da quando ho studiato con lui per 3 anni, proprio la prima covata, perché 72-74, e devo dire che, essendo trascorso appunto tanti anni, i miei ricordi sono un po' nebulosi. Però posso dire che, entrando nella sua classe, io che avevo avuto la sfortuna, proprio tra virgolette, ma è reale, di studiare per 2 anni contrabbasso, io che amavo la voce in maniera, vi potete immaginare con che gioia studiassi contrabbasso, però siccome sono arrivato tardi in conservatorio, e
mi costrinsero insomma in pratica a fare, però poi mi sono, dopo due anni, grazie a questo corso, sono potuto appunto essere iscritto realmente insomma al conservatorio nel nuovo corso di didattica. Io sono purtroppo per carattere molto sincero e diretto. Io ricordo intanto la meravigliosa, diciamo, capacità di diffondere la musica che aveva Boris Porena. Di questo ancora non ho sentito parlare, ma penso che dopo Roman Vlad lui sia stato il più grande diffusore della musica, cosa che in Italia è stato sempre molto importante e da pochi curato. E dopo di lui non vedo altre personalità di questo rilievo. Io però venivo da un'esperienza nel coro di voci bianche della RAI di Renata Cortiglioni, ovviamente opposta a quello che poteva essere la mentalità e la linea di condotta del maestro Porena. E è stata una boccata d'aria, perché dopo quei due anni orribili, in cui naturalmente non ho comprato lo strumento. Due anni di contrabbasso. Sì, di contrabbasso, sì, l'ho detto. E, insomma, ho avuto degli spunti molto interessanti e molto positivi che mi sono portato anche nella mia attività direttoriale, le scelte. Io ho sempre amato la musica moderna e soprattutto contemporanea, chiedendo di scrivere a tutti i compositori che ho conosciuto delle musiche che molti mi hanno accontentato. Quello che non amavo nelle lezioni di Porena è questo riferimento costante alla musica dagli anni 50 in poi, come se io parlo degli inizi del corso, evidentemente poi sarà stato anche lui, avrà cambiato anche linea, ma io per i primi tempi è come se non esistesse nulla prima degli anni 50. Ora, penso che questo io non lo accettavo davvero, perché ero stato sempre immerso anche nel moderno, però la mia gusti arrivavano fino a Shostakovich, non oltre, però mi interessavo anche dell'avanguardia, Bussotti soprattutto, che reputo il più musicale, insieme a Berio naturalmente, dei musicisti d'avanguardia, molto più dei Donatoni e Nono, per carità, perché lo so, ma io dico quello che penso. L'ho detto subito. Che invece Nono, se avesse continuato con la strada dei primi cori di Didone, certo non erano forse molto avanzati come la sua ulteriore attività. Comunque, non parliamo di altro. E, diciamo, questa cosa non la capivo, anche perché non veniva insegnato armonia, non veniva insegnato contrappunto, si facevano le analisi dei testi, per carità, interessantissime. Però io mi trovavo un po' sbilanciato e oltretutto mi sono chiesto perché lui si fosse dedicato anima e corpo proprio in quegli anni alla didattica, quando aveva affermato che lui non aveva avuto, si vantava di non aver mai conosciuto un bambino. Ora, occuparsi di didattica dicendo di non aver mai conosciuto un bambino, avvicinato un bambino, mi sembrava un po' curioso. Io cerco di essere stringere e arrivare, perché voglio far sentire il brano suo. E quando io proposi ai miei allievi della scuola media, sollecitato anche da alcune cose che mi avevano fatto di loro spontanea volontà, di scrivere dei brani, io glielo raccontai, glielo dissi. E lui sdegnosamente mi disse: ma che gli vuoi dare questa? Indicando la tastiera del pianoforte. Questi bambini ovviamente non avevano una preparazione musicale, sapevano le note, le durate, più di questo non sapevano, però rimasi un po' male di questo fatto, perché comunque era un esercizio per loro. E io infatti li eseguì col coro della scuola, e media, eseguì questi brani.
certo erano tradizionali, ma loro non potevano certo scrivere con la musica come la musica d'avanguardia. Comunque, chiuso questa che non è una polemica, perché poi, ripeto, ho appreso moltissimo da lui, anche se lui poi non mi ha mai voluto coinvolgere nella sua attività a Cantalupo. Io ero convinto che, avendo questa grande esperienza corale con i bambini, che potessi essere d'aiuto a questa esperienza di Cantalupo, che si rivolgeva soprattutto ai bambini, ma lui non mi convocò e io ovviamente non glielo chiesi. E, però mi ha lasciato un bellissimo ricordo, perché io nel 96 fui il primo a eseguire la sua piccola messa di messa e altri brani tratti dal Kinder Music, e nel 96 lo eseguì nel 75, quindi insomma da poco era andato via dal corso. Lui venne a sentire e poi nel 96 gli rieseguì e lui venne a sentirci. Si complimentò e gli disse: maestro, perché ho sempre appunto desiderato che scrivessero gli autori vicini, contemporanei, perché non scrive qualcosa appositamente per noi? E lui mi disse: sì, te la scrivo. Sapevo che lui di vocalità non si era occupato tantissimo, sinceramente. Cioè, ho sentito parlare di tante cose, di voce non ne ho sentito parlare, a parte i lavori proprio da adolescente. 350 lire, qualcosina. Sì, sì, ma non lo sapevo che avesse fatto. Quando è stato parlato? Era felissimo. Ah, ci picchia. Però non hanno avuto una grande diffusione. E sono quelli dopo sei d'accordo. Ah, ecco. Ma non pare. Certo. Comunque, a noi allievi della vocalità non parlo mai. Comunque, mi scrisse questo pezzo dopo nemmeno 15 giorni. Mi inviò questo pezzo. Io fui felicissimo. I 12 del non senso, che credo siano ancora inediti, non lo so poi che è successo da allora. Io purtroppo non ho fatto in tempo subito a eseguirli, perché sono piuttosto, non complessi, ma insomma un po' difficili da entrare e trovare la chiave giusta per eseguirli. Poi nel 2019 finalmente ho detto: no, adesso basta, devo registrarli, non eseguirli, perché ormai il mio coro è agli sgoccioli, quindi già dal 2019. E quindi lui purtroppo ha aspettato tanti anni, e però ho fatto in tempo a fargli avere questo CD, sia con questo che con i suoi cambi diversi e altre cose, la piccola messa che abbiamo poi registrato. E quindi è il brano che vi faremo ascoltare. A tre voci bianche. Lo ascoltiamo e poi la sua considerazione. No, volevo leggere quello che lui mi scrisse dopo l'ascolto, però diciamo allegando alla sua risposta. Caro Paolo, ti ringrazio di cuore più che stretta sentitamente per l'ottima esecuzione dei miei canonetti e dei 12 del non senso. Ci siamo frequentati poco tanti anni fa. Tanto più mi hanno sorpreso le vostre esecuzioni così lievi, divertite e divertenti di queste piccole composizioni, rese con grande e divertita precisione. Purtroppo l'età mi impedisce di ringraziarti di persona. Ti auguro di poter continuare a lungo con questa serietà e con questi risultati. A tutti voi un grande grazie, tutto maiuscolo. Cantalupo, 18 aprile 2019. Noi ascoltiamo i 12 del non senso. La prudenza
Io mi chiamo Di Cenza, si ha detto così. Volevo chiedere anche
appunto a chi ha curato, insomma, a voi. Patrizia. E io cercavo due pezzi perché Boris mi ha mandato un pezzo che si chiama Bowels, per coro a 12 parti, scritto in una grafia un po' quasi pneumatica, un po' come il pezzo. E siccome casa mia è un caos, il contrario della mia, non trovo più la partitura. Volevo sapere se c'era, se è fotografata, se è scansionata, è tutto, se la vede, se si può trovare. Sì. Abbiamo chi poi ci occupa di divulgare. Stando a quello che ci è stato detto, tutto l'armadio è stato scansionato. Certo. Tutto. Quindi gli opera ostra, come si può dire, James, sei a posto? Sì, mettiti in contatto con Dario. No, questo mi solleva molto, perché uno a un certo punto tentai, siccome non avevo un coro ma non avevo tutti gli esecutori, tentai di farmi una esecuzione con una base registrata. No. E è stata un'impresa, una mission impossible. Poi l'altra cosa che volevo chiedere, le canzonette metaculturali, ne avete tutto, la partitura? Tutto, basta pagare. Siamo genovesi. Quelle le abbiamo fatte, c'era anche Gino Nappo, le abbiamo fatte in seguito a un workshop, una settimana di musica a casa mia in Toscana, dove c'era anche Boris e Paolo. C'erano pure io che cantavano. Anche tu? Fra parentesi cantavo, non mi ricordo se era quella proprio. Ma... No. Sono molto belle. Ma volevo essere tutto. C'è tutto. Posso? Scusa. Solo Edoardo, una curiosità, direi di venire qui a parlare col microfono, perché sennò si inizia a disperdere tutto. Si disperde, ma questa è una roba da 20 secondi con la consulenza del catalogo e dietro le altre. Questa cosa dei 12 danno un senso, è molto divertente, perché i 12 del non senso sono stati conclusi il 9 giugno del 96. Ne avete sentito più o meno come il testo, come queste allitterazioni, eccetera. Siccome appunto stavamo dicendo prima che in questo periodo c'è una scrittura quasi compulsiva, esattamente 3 giorni dopo viene concluso Se nove novizie, un non senso sensato. Per cui c'è proprio questa continuità della serie 3 giorni dopo, e questo per sommare 4 voci in coro. Non è stato, nulla è stato proposto all'inizio, tutto sta nella mano. James, ancora una domanda. Da lì non vuoi venire qui per aiutarci? Quindi passiamo al microfono. Faccio la valletta, mi piace. Volevo chiedere al musicologo sul flauto dolce, ma non è che per caso hai qualche frammento da vedere delle partiture che farei stasera, no? Sì. Se si può vedere sullo schermo. Sì, abbiamo il tempo, abbiamo qualche minuto ancora, poi facciamo una piccola pausa caffè e riprendiamo. Solo di 10 minuti. No, perché per vedere queste partiture... Sì, è chiaro, la suggestione grafica, sì. Io ho avuto il piacere di... Ma questo io volevo avvicinare. Sono qui, non ne possiamo continuare. Sì, Totti, di Luca Totto. La vera esecuzione della cantata. Esatto. Eccoli qua. Ah, ecco. Ah, grazie. Così un canale di mediante. 5 canzoni di Cuse, Totti 5 canzoni di Cuse. Bellissimo. E queste, ecco,
sarebbe, non si possono mostrare, no, non possiamo fare magia. La descrizione siccome c'è una sala che ci sta ascoltando, io penso che sarebbe il caso di proseguire questa conferenza in maniera lineare. Facciamo vedere quei video e studiamo questa. Se volevi ritornare ai video questi qui? Il maestro Lucio ha concluso. Grazie mille. Riproviamo allora a riprendere questo pezzettino. Vado col secondo. E non il primo non l'abbiamo. Sonati. Quando ho conosciuto Luigi mi hanno rivelato il fatto che la Filarmonica Romana aveva concesso alla Sala Casella uno spazio a Boris Polina per avviare un corso di composizione, genericamente di composizione, e io sono stato l'ultimo a essere approdato lì, a essere stato accolto, e mi sono trovato con Rosario Merendino, con José Penalva, un sacerdote brasiliano che poi è tornato in Brasile, e altri pochi. Ecco, ho conosciuto la Luetta, Laura Teleschini Lalli, e adesso mi sfuggono alcuni nomi, però io l'ho frequentato con profitto, con un certo profitto, questo suo corso che era... Quindi si svolgeva la Sala Casella, prima la Sala Casella. In che periodo? 5, 60, metà anni 60, ed era quindi un corso privato, privatissimo, riservata, quindi aveva sì, interesse. La signora Panni ha accettato la proposta di Boris. Quindi vuol dire che si conoscevano, perché lo stimava, perché sì. Era tutto a livello abbastanza familiare, insomma. Boris era a scuola Petrassi, era un biglietto da visita che aveva fatto. Ma questa iniziativa di Boris, così all'interno della Filarmonica, è andata avanti per quanto tempo? Parecchi anni, prima alla Sala Casella, poi nello stabile della Filarmonica, fin tanto che il maestro Napoli, direttore del conservatorio, gli ha offerto di esercitare il conservatorio, lasciato la Filarmonica. Scusate, Umberto, ma che intendi per stabile della Filarmonica? Lo stabile della Filarmonica sono talenti, interessanti. Umberto, la domanda da 100 punti. Io vorrei capire, Polena, come insegnava? Cosa insegnava? Di che cosa, diciamo, su era, che cosa era, si insegnava? Era molto ricco. A un certo momento io lo ricordo commuoversi fino alle lacrime parlando del terzo atto di Valcheria. Era un insegnamento molto molto ricco. Poi c'erano riferimenti abbastanza precisi alla composizione in quegli anni. Spesse volte veniva fuori il nome di Hindemith, la serialità
non rientrava dentro nei suoi, per quanto mi riguarda, per quanto mi ricordo, non rientrava dentro nei suoi interessi, insomma. Era una suggestione quella che volevo portare in questa circostanza. Naturalmente abbiamo conversato a lungo con Umberto e quindi abbiamo diversi filmati e la sua testimonianza è ricchissima. Speriamo di poterne rendere partecipi tutti quanti. Abbiamo dei progetti sul prosieguo di questa giornata, speriamo di poter, proprio con il patrocinio del nostro conservatorio, dare seguito alla giornata di studi e quindi arrivare magari alla redazione di un volume che sia una tappa concreta di accostamento al pensiero e all'opera di Boris. Chiudiamo per questa piccola pausa. La mia impressione, sono venuta qui per imparare, per conoscere, perché appunto non ho avuto rapporti diretti con Porena, ma l'impressione è che ci sia veramente una montagna da scalare, permettetemi di dire così. Ci stiamo non collocando ai piedi di questa montagna, stiamo svelando piccoli tratti o sezioni di un universo davvero impressionante in termini di portato, no? dell'intelligenza di questo maestro, che evidentemente ha avuto un valore seminale impressionante per i musicisti, ma direi per tutti coloro che hanno la fortuna, hanno avuto la fortuna di poterlo incontrare e frequentare. Allora, un quarto d'ora di pausa, caffè, sigaretta, alle 5:15 si comincia. Grazie. Questa passione, però, è un'altra cosa.
sì, per farvi vedere che io non ero esperto di strumenti. Mi ricordo No, 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 no,
sì, strani. No, ma ci sono, non è un'altra cosa.
selvaggia, sì, dopo il ragazzo che non gestisco io questo aspetto, però dopo tutto è possibile, basta volere, no, sposteremo le sedie così al contrario e lasceremo le sedie. Purtroppo tra tutte le luci illuminate c'è però un gesto mai non più grande. E infatti, va bene a voi. Se di due con sono riuscito? Quando sono qui stavo di fare così, ma non c'è più. Fatto dei minuti di casa, non mi capita niente.
siano amico, ti sentirò amici di altri loro vicini significati. C'è una cosa di quella che cioè la mia cioè, io ho iniziato con un po' di anni blocco.